solamente a me. Quanti filosofi si domandarono, Socrate, Diogene, Croce, Platone, quale l'ori dire, il fulcro, il nocciolo, di chiedere l'ultimo della creazione. So io, perché tutto quel che c'è al mondo, quanto è largo e quanto è tondo, è c'è sta soltanto un io, è precisamente il mio. Mazza bubù, tutti gli altri su per giù. Mazza bubù, son mondezza sul bubù. Mazza bubù, son bubù. Mazza bubù, son bubù. Son bubù. Precisamente il mio. Mazza bubù, tutti gli altri su per giù. Mazza bubù, son mondezza sul bubù. Mazza bubù, son bubù. Mazza bubù, son bubù. Son bubù. A parte il luogo, pensatoio preferito del resto di celeberrimi scrittori, meno male. Eccone uno che viva io lo mette per iscritto. Tutti gli altri invece, tutta questa bella gente per esempio, per carità, che vergogna, ammettere soltanto di pensarlo. Viva io, lo praticano e basta. Chiedo scusa. C'è l'eccezione di chi pensa veramente, e cioè non soltanto se stesso. Donde veniamo? Come sarà il mondo di domani? Al burro oppure all'olio? O con un po' di pomodoro? Allora con due funghetti, un profumo di cipolla. Non faccia quello che vuole, sarà quel che sarà. Ah, funghetti sì, cipolla no. E invece non ci sono eccezioni, funghetti sì, cipolla no. Riservato per lei, centro carrozza, direzione Marshall. Grazie. Suo whisky? Ci va a sregallo. Soda? No, con ghiaccio, è poco. Perché non si discute? Al mondo di io ce n'è uno solo, il nostro. E infatti, chi sono gli altri? Che sono? Eccoli lì. Che cosa sono gli altri? Visti appena un po' dall'alto. E io? Dice ognuno di voi. Io con le mie doti. Io con la dote di mia moglie. Io che vivo di sogni. Io che ho fregato mezza Italia. Io con la mia potenza. Io con la mia umiltà. Insomma, io con la mia personalità. Personalità, dite voi. Io devo confondermi con quelle formiche. Anzi, granelli di polvere. Anzi, microbi. Io. Uè, io. Serviti. Ecco quello che siete voi con la vostra personalità, visti appena un po' dal basso dagli altri della strada. E forse la mia inchiesta la comincio proprio così. Un inizio subito chiaro, indicativo. D'accordo, chi vorrebbe mai confondersi con quel tipo lì? Il bello è che nemmeno lui vorrebbe mai confondersi con un altro. Sarebbe convinto di rimetterci. Come tutti. Come i 3,5 miliardi di persone che... Come i 3,5 miliardi di persone che ripetono in ogni momento io e gli altri. Prego. Ma è un'idea, lo stesso anche per me. Va bene così, signore? Va bene. E qui dall'io si passa al mio.
faccio io ed è mio. Anche la cicca della mia sigaretta è mia. Questione di principio. Il resto, signore. Questo tavolo si libera. Fai accomodare il signore. Grazie. Grazie, signore. Siamo stati fortunati. Dice lui che il posto si libera. Finché ci sto io, il posto è mio. E io me ne vado quando voglio io. Si capisce, anch'io come tutti. Anzi, prima di tutti, al posto d'onore. Il più egoista tra gli egoisti, io. Ah! Alto, signorina, ho trovato. Che cosa? Il posto, e se no guardi che passeggiata per via Veneto ci toccava fare. Sfotte pure questa povera gente. Cretino. I migranti che chissà da quanto tempo non hanno visto casa, o per quanto tempo non la rivedranno più. Scusi, signora. Permesso, figliolo. Permesso? Scusi, permesso. Permesso? Scusi, eh? Va bene, lavoratori di tutto il mondo unitevi, d'accordo? Ma lasciatemi almeno un varco. Ragazzi miei, ve ne state lì appoggiati, seduti, sdraiati beatamente, Che diamine? C'è un limite anche al proprio comodo. Dottore, comodo, doppio materasso, ha visto, ce l'ho messo. Grazie. Ha mangiato bene? Un bicchierino per digerire? Il suo cordiale, Campari. Sì, il solito. E un'acqua minerale. Non gassata. Oh, ragazzi, guardate per là. Sorbole. Non vedi quello? Ehi, Tizzula, cosa sta a guardare? Mai visto passare un treno? Permette? Ecco fatto. Eccola là, dove? Gisella? Oh, Gisella, com'era la mostra? Ah, interessantissima. Oh, di penso, Gisella. Allora viva la pop art. Viva, viva, sono cose da vedersi. Lo credo bene, si vede. Ma che vedi tu, cretino? Se guardo da qua. E tu guarda. Dite a una donna che cosa deve nascondere per salvare il pudore. Replicherà, sono io che decido il cosa e il quanto. Sono io che decido a chi. A urlare così, completamente coperta da quell'accappatoio. Porcaccione. Fai. È uno sbaglio, che piangi. Si vergogni. Dico, da chiedersi proprio, chi avrà strillato, lei o l'accappatoio? Jack, sorriso? Che c'è? Quante volte te l'ho detto? L'orecchio lo voglio coperto. Sarda, specchio, pettine. Oh, questa mania di scoprire tutto. Ecco, signora. Grazie. Ecco, d'accordo, per cavolo. Oh, lo sai che poi in primo piano vengono fuori sempre certe sventole, eh? Grazie, su, dai, giuriamo. Jack, sorriso, via l'asciugamano sotto le 10.000. Oh, avete trovato la 10.000 grande? No, sono fuori corso, non si trovano più. Scusi, eh? Ah! Quanto fa? 1.200. Ciao, ecco. Gisella, arrivederci, torna presto. Ciao Gisella, e conservati. Grazie, ma lasci stare. Per carità, è roba che vedo volentieri anch'io, sa. Guardi qui che pezzi di ragazzi, eh? Per me è soltanto una documentazione per una mia inchiesta, peraltro un po' triste. Ah sì, trova. Permesso? Prego, signora, si accomodi.
No, invece a me mi mettono allegria, sì. Beh, io non sono un tipo come tutti gli altri che si vergognano, sa. Ha mai visto nessuno guardare la copertina di una donna nuda, così, per la strada, sotto gli occhi di tutti? Ecco, così. Beh, io la guardo. Anzi, si figuri che io le spoglio anche quando sono vestite. Me l'immagino, voglio dire. Grazie, apprezzo la sua franchezza, ma adesso, se permette, vorrei spogliarmi anch'io. Senz'altro.